Già da qualche anno Big Fish distribuisce in esclusiva per l'Italia alcuni prodotti del marchio Gardner, che è una storica ditta made in England che ha fatto la storia del car fishing e che ancora oggi alcune aziende appunto guardano con ammirazione e tentano di copiare i propri prodotti. Da quest'anno, da partire dal 2013 quindi, Big Fish ha deciso di importare l'intero catalogo di Gardner e di conseguenza tutti i prodotti che Gardner propone in esclusiva per l'Europa. In particolar modo quest'anno Gardner propone una nuova versione della centralina ATTX versione deluxe che rispetto alla precedente ha la proprietà di essere migliorata in molti aspetti, tra cui il principale è la ricezione e la portata. Grazie infatti a un'antenna maggiorata sia nelle dimensioni che appunto nella tecnologia, questa centralina riesce a captare i segnali degli avvisatori silenziosi ATT anche oltre i 250 metri di distanza. Inoltre, essendo una centralina che lavora in bicanale, ha la possibilità di memorizzare non solo 5 avvisatori come appunto visualizzato dai singoli LED, ma addirittura appunto 10 avvisatori, 2 per ciascun LED. I LED a loro volta possono essere intercambiabili e di conseguenza abbiamo a disposizione 35 colorazioni che vanno a coprire l'intera gamma di colori e quindi la possibilità per l'utente di cambiare a piacimento i propri LED a seconda appunto della colorazione dell'avvisatore stesso. Inoltre, durante la funzione di programmazione della centralina possiamo andare a memorizzare per ciascun avvisatore un differente tono e di conseguenza distinguere quale sia l'avvisatore che appunto dà il segnale di abboccata anche solo sentendo il tono dell'avvisatore, non guardando la centralina stessa. Migliorata anche la funzione di regolazione del volume e della programmazione che troviamo lateralmente tramite dei bottoncini a tenuta sempre stagna e che quindi vanno ad eliminare la rotellina che era presente nel frontale nella vecchia e ugualmente il bottoncino di programmazione che troviamo appunto inserito in mezzo ai due regolatori del volume e che quindi viene totalmente eliminato rispetto al precedente. Questa centralina funziona con 2 batterie stilo, quindi 2 batterie AA a differenza della precedente, è a tenuta completamente stagna, quindi la possiamo utilizzare all'esterno anche senza il guscio in plastica protettivo e è dotata inoltre di un piccolo foro a cui possiamo far passare un laccetto per potercela appendere al collo o comunque ad un gancio anche per esempio in tenda. Altri 2 cavalli di battaglia di Gardner che propone nel suo catalogo sono i trecciati per terminali e gli ami della serie Covert. Partendo dai trecciati per terminali ne possiamo distinguere principalmente 5 modelli. Il primo è, e l'unico tra l'altro, è un modello non ricoperto, quindi un Dyneema molto soft, molto morbido, che troviamo disponibile in 3 diverse colorazioni, silt, brown e green, in pratiche bobine da 20 metri, in libraggi che vanno dalle 15 alle 25 libre. Poi abbiamo invece una buona serie di ricoperti proposti in 4 modelli, ciascuno dei quali si divide e si categorizza a seconda della copertura e della qualità del trecciato interno. Abbiamo infatti 2 trecciati con una copertura molto rigida esternamente e 2 trecciati con una copertura medio-soft esterno. A loro volta si suddividono in base al filato interno che può essere semi stiff oppure morbido. Ecco quindi che attraverso questi 5 filati per terminali possiamo andare a ricoprire completamente tutte le situazioni che si possono venire a creare in pesca. A questi poi si accompagnano un paio di altri filati che però non sono trecciati ma sono fluorocarbo, che però questi sono principalmente modelli standard
che si assimilizzano a praticamente ai restanti fluorocarbon presenti in commercio. Passiamo invece agli ami della serie Covert, che si differenziano molto dai restanti che si possono trovare in commercio, principalmente per due principali motivi. Il primo riguarda la qualità dell'acciaio, che è un acciaio che contiene un'altissima percentuale di carbonio interno e che quindi dona all'amo stesso non solo una resistenza maggiore, ma anche una leggerezza che lo assimilizza quasi a un amo teflonato. Amo teflonato che in realtà non è, nonostante la colorazione sia mimetica e quindi grazie a un trattamento anti-glare, e cioè anti-riflesso, prende praticamente questo amo di un colore grigio opaco e praticamente si va a mimetizzare sul fondo una volta appoggiato e di conseguenza lo rende invisibile a un qualsiasi tipo di pesce. La particolarità della colorazione, e che appunto bisogna sottolineare, è che non trattandosi di un amo teflonato, il processo di colorazione viene praticamente donato all'amo quasi come se fosse un amo bronzato, cioè il processo di colorazione è lo stesso della bronzatura, con la particolarità appunto che lo rende di un grigio opaco e quindi invisibile, e non essendo teflonato non viene quindi sottoposto ad altissime temperature che nel caso della teflonatura possono andare ad indebolire l'acciaio dell'amo e quindi a compromettere quella che può essere l'affidabilità dell'amo. Questo è quello che Gardner principalmente propone come suoi cavalli di battaglia e che sicuramente in pesca non vi deluderanno in nessun caso.